all'aeroporto dove si è radunato il resto della squadra. Ci hanno comunicato che stanno preparando un aereo. State qui.
Bene, possiamo avvicinarci. Evans, tu e io dovremo scendere ai punti inferiori per trovare l'armeria, prima di mettere fuori l'usine. Restami vicino e a meno che il tuo tedesco non sia liberato, lascia parlare me. Waters, tu resterai qui. Stai pronto ad allontanarti quando sarà il momento. Bitte um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Müsste zu einem dringenden Treffen mit Admiral Dönitz. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. Dovremmo riuscire a scendere passando da quell'angolo. Dürfte ich wohl Ihre Papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Hallo? Hallo? Prendi un'arma e degli esplosivi. Le caldaie della nave sono lungo questi corridoi. Piazza le cariche man mano che avanziamo. Presto questo posto prolificherà di truppe.
Abbiamo perso il capitano. Era un uomo in gamba. Ora leviamoci da qui. Compagni della gloriosa Unione Sovietica, quasi un anno è trascorso da quando gli invasori tedeschi hanno messo piede nella nostra amata terra. Da quel tragico giorno, i nemici sono avanzati sempre più nel cuore del nostro paese, conquistando una città dopo l'altra, uccidendo, violentando e depredando i nostri fratelli. Anche se la situazione diventa sempre più disperata, ci resta una speranza. La città che porta il nome del nostro più glorioso condottiero, Stalingrado. Gran parte dei nostri valorosi compagni si sono già mobilitati, rintuzzando l'assalto dei tedeschi. Fra poco sarà il tuo turno, e siamo certi che non tradirai le aspettative del tuo paese. A nessuno sarà concessa la ritirata. Dei commissari avranno il compito di giustiziare sul posto qualsiasi codardo che abbandoni la propria posizione. La madre patria conta su di te. A Stalingrado vinceremo. Compagni, questo sarà il giorno più glorioso della vostra vita. Combatterete contro gli invasori fascisti con tutte le vostre forze. Per ogni soldato sovietico che immolerà la propria vita, il nemico pagherà con 10 dei propri uomini. Non ci sarà pietà per i disfattisti, i codardi e i traditori. Chiunque sarà scoperto a disertare verrà fucilato sul posto. Ricordate gli ordini del grande compagno Stalin. Non cedere di un passo. Sarete ben equipaggiati per questo scontro e per le battaglie a venire. Avrete cibo, acqua, armi e munizioni in quantità. E cosa credete che abbiano i tedeschi? Le loro linee di rifornimento sono troppo disperse. La loro corsa verso il Volga li ha privati del sostegno necessario per affrontare la battaglia. Con la nostra forza, i nostri numeri e il nostro coraggio, la vittoria non ci sfuggirà. Fermeremo gli invasori fascisti qui, a Stalingrado. Attenzione! Senza fucile, uccide. Se l'uomo con il fucile viene ucciso, l'altro raccoglie l'arma e combatte al suo posto. L'uomo senza fucile segue quello con il fucile. Se l'uomo con il fucile viene ucciso, l'altro raccoglie l'arma e combatte al suo posto. L'uomo porta il fucile, l'altro porta le munizioni. Se quello con il fucile muore,
obiettivo è quella macchina distrutta! Aspettati, bambino il caricatore! Sei pronto? Ok, vai, vai! Fortunato, hai una testa molto piccola. Saremo più al sicuro in quell'edificio laggiù. Non ti preoccupare di quel commissario, me ne occuperò io. Pronto? Ok, vai, vai! Serve dell'artiglieria di supporto, sergente! Sono quasi senza munizioni! Così perderemo i moli! Cosa diavolo credi che stia cercando di fare? Ripeti l'ultimo messaggio. Riesco a farti a sentirti, maggiore. Parla! Artiglieria! Posizione! Per ora! Voglio uno sbarramento completo lungo la comunità dell'Argine! Fate a pezzi quei bastardi fascisti! Uomo a volontà! Sulla testa, tutti! Non cedete di un passo! Per la madre Russia, compagni! Non abbandonatela! Vittoria o morte! Torniamo a prendere il nostro
Comunica al maggiore Zubov che abbiamo ripreso la Piazza Rossa. D'ora in avanti farai rapporto a lui.
meglio indietreggiare! Compagni dell'Unione Sovietica, questo bagno di sangue tra le nostre nazioni non ha alcun senso. I tedeschi non sono vostri nemici. Se li arrendete, sarete trattati bene. Riceverete cibo caldo e abiti pesanti. Le necessarie cure mediche. Compagni della grande Unione Sovietica, non abbiamo nulla contro il soldato sovietico, è contro i vostri leader che stiamo combattendo. Contro coloro che vi costringono a battere e non potete vincere. Come potete fidarvi? O arretrate! L'esercito tedesco non è il vostro nemico. Arrendetevi e sarete trattati con rispetto.
valorosi soldati dell'armata sovietica. Nulla da temere nella rete. Questo è disciplinato. Sarà così l'invasione. Non ponete resistenza. Ponete le armi e avvicinatevi alla più vicina pattuglia tedesca con le mani alzate. Questo è il modo per segnalare che avete intenzione di arrendervi. Riceverete così cibo, bevande calde e cure mediche. Una volta finita la guerra, sarete liberi di tornare alle vostre famiglie. Al riparo! Di soldati dell'Unione Sovietica. Il Terzo Reich giù! Annulla contro il comune cittadino sovietico. Questa guerra è venuta solo dal vostro malvagio leader Stalin, che la porta avanti per il proprio interesse. Un uomo come lui non merita la vostra fedeltà. È la pena di morire per lui? Nella trincea! E giù la testa! Ci sono dei cecchini là fuori! Soldato Kovalenko, in qualità di uomo più veloce, tu farai da esca! Io? No, grazie, compagno! Questo è un ordine! Alexei ti coprirà con il fucile di precisione da qui. Ora vai, prima che sia io a spararti.
Attenzione alle spalle! Sì, compagno. Auf ein Zeichen! Al riparo! Via, via, via! Der Feind im Überprüfen! Compagno Alexei, al secondo e al terzo piano ci sono quei fucili anticarro. Tu distruggi i carri, noi penseremo alle truppe, d'accordo? Ecco che arrivano! Pronti con i fucili anticarro! Fucili anticarro pronti! I tragatrici pronti!
Alexei,